Dopo le rivelazioni raccolte dal magazine Key, che intervistando Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha capito i loro progetti per il futuro, che includono convivenza, matrimonio e figli, si è fatta sentire Clementina Deriu, ex dell'imprenditore ligure e madre di suo figlio Nicolò. I due ex geffini, da quando sono usciti dal loft di Cinecittà, continuano a dichiararsi pubblicamente amore e pianificano di convivere insieme in un nuovo nido d'amore che vogliono scegliere insieme. Oltre a queste confidenze, la coppia in una recente intervista rilasciata sulle pagine di Chi ha ammesso anche di voler avere una famiglia insieme, come ha confessato l'ex tronista che, trascinata dall'entusiasmo, ha persino svelato il nome che la coppia vorrebbe dare alla loro ipotetica figlia. Infatti l'ex geffina, anche se è ancora molto giovane, ha ammesso che con il suo compagno vorrebbe presto avere dei figli, con Ale ne stiamo parlando. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine. A distanza di poco tempo dalla diffusione delle dichiarazioni dei due ex geffini, che hanno in poco tempo fatto in lungo ed in largo il giro della rete viaggiando veloce, l'ex compagna di Basciano si è lasciata andare ad un commento social al vetriolo che, anche se privo di un destinatario, ha fatto pensare ad una scudisciata verso la coppia di ex geffini, e soprattutto nei confronti del padre di suo figlio. Clementina Deriu, ex dell'imprenditore ligure e madre del piccolo Nicolò, che vanta una significativa platea social dove è seguita come influencer, ha condiviso in alcune storie Instagram pubblicate il 13 giugno delle parole polemiche, che hanno fatto subito pensare che fossero indirizzate proprio contro il padre di suo figlio, ritratto come un padre poco presente nella vita di Nicolò. La romana, senza sbilanciarsi troppo, ha fatto riferimento a padri disinteressati che non danno le giuste attenzioni ai figli, dimenticandosi addirittura della loro esistenza. Un'invettiva che a molti è suonata come una presa di posizione severa nei confronti di Alessandro Basciano, come ha fatto sospettare soprattutto il passaggio in cui Clementina ha commentato con tono critico: e poi parlano di mettere al mondo altri figli, e ma con quale coraggio, forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura. Il duro monito della Deriu fa presumere che il comportamento di Basciano non è quello di un padre presente nella vita di suo figlio. Al momento l'ex pare essere troppo concentrato su carriera e vita di coppia, non riuscendo a dedicare del tempo a suo figlio. Dopo il GF VIP, Basciano si è dedicato infatti molto non solo a viversi la relazione con la Codegoni, ma anche a farsi strada con la sua carriera di DJ. Dopo la frecciatina più che acuminata della madre di suo figlio, non si è registrata alcuna replica da parte dell'ex geffino,